Cari amici, ben ritrovati e ben ritrovati. In questa giornata un pochettino, diciamo, freddina, perché qui in Pianura Padana c'è stato un brusco calo delle temperature. Oggi siamo intorno ai 13 gradi. Insomma, improvvisamente c'è stato questo sbalzo verso il basso per controllare le temperature. Questo siamo arrivati, diciamo, al momento del solito video settimanale dedicato ai più piccoli, quindi i grandicelli cioè possono anche andare via. Insomma, cioè è un video ovviamente riservato ai bambini, certo, anche ai vecchietti come me, ma insomma, in linea di massima a un pubblico più giovanile, perché è il classico video, ribadisco, settimanale in cui vi parlo del Topolino. Topolino che questa settimana esce in versione anche speciale con allegata la prima parte del diorama di questa statuetta, diciamo, che verrà a formare poi divisa in due parti, la prima parte questa settimana, la seconda parte la prossima settimana, che verrà a formare poi un'unica statuetta. Ecco qua, ve l'ho mosso subito, è il Topolino 3364 che io non ho ancora aperto perché sto aspettando proprio di aprirlo insieme a voi. Insomma, ecco qui, come potete vedere, questa è la prima parte di questo diorama, diciamo, in 3D. Veramente già vedo che è, insomma, abbastanza interessante. Abbiamo a che fare con il ritorno delle giovani marmotte, e questo diorama, dice, praticamente mostra Paperino e i tre nipotini in divisa da giovani marmotte. Vi mostro ancora prima di aprirlo, ecco qua, molto bello devo dire, diciamo, veramente fatto, secondo me fatto veramente bene. Vediamo se riesco come sempre ad aprirlo. Sapete, io ho sempre qualche difficoltà in proposito, ma sembra che ce la possa fare. Ragazzi, ecco qua, subito è crollato tutto. Va bene, ecco qui abbiamo la base, ecco qui la base. Vediamo, qui dovrebbe andarci, credo, Paperino. C'è pure, addirittura c'è la forma, i palmipedi, ecco, di Paperino. Ecco qua, vediamo di piazzarlo questo Paperino. Ecco qua, Paperino è già in posizione, in pole position. Poi abbiamo qui, non so se è qui, qua o qua, credo qui. Adesso vediamo un po', anche questo è andato in posizione, e finiamo e concludiamo il tutto con la bandiera che viene, diciamo, retta per l'appunto dal... È veramente veramente bello, dai ragazzi, non si può dire. La Disney, insomma, ha fatto qualcosa di... Questa è soltanto la prima parte, guardate che bellezza, guardate che meraviglia, ve lo mostro ancora. Ragazzi, non potete non acquistarlo, correte in edicola prima che si esaurisca, perché di solito questi, diciamo, questi numeri di Topolino con gli allegati speciali finiscono subito perché vanno a ruba, e io sono andato stamattina molto presto in edicola, ne avevo solo una copia, pensate, e quindi mi è andata bene. Guardate, è veramente bello. Quindi poi si aggiungerà qui, come vedete, la seconda parte con gli altri due nipotini che formeranno, diciamo, il quartetto Paperino. Ma veramente molto bello, devo essere sincero. Guardate qui, veramente, veramente molto bello. Non mi aspettavo, pensavo, non pensavo fosse così bello. E quindi ve lo consiglio vivamente. Ecco qui, teniamo qui i nostri amici, come potete vedere, mettiamoli qua in bella mostra. E anzi, magari li spostiamo un po', perché poi dopo, nel prosieguo del video, insomma, vediamo qui la bandierina con la... Ecco, vedete che carino. Ragazzi, presto, presto, dite ai vostri genitori di correre in edicola a prendere il Topolino, perché questa settimana e la prossima sono veramente due uscite imperdibili. Veniamo invece poi a vedere, a guardare un po' Topolino, che ovviamente io non ho letto, quindi non è che vi posso fare, diciamo, una recensione, però lo guardiamo assieme. Lo guardiamo assieme, ragazzi. Questo qua,
Questo è il cartone che vi mo che mostra poi come sarà. Vedete lì la statuetta, questo bel diorama una volta completato, veramente molto bello, ecco. Tra l'altro il costo non è eccessivo, perché in passato ci sono stati diciamo dei gadget che sono costati secondo me in maniera troppo elevata. Questo qui è costato 8,90, quindi 3 euro il topolino e 5,90 la prima parte del diorama. Quindi in poche parole, poi alla fine con 12 euro abbiamo il diorama completo, la statuetta completa, ecco. Quindi mettiamo via il cartone che non serve più e veniamo a guardare un po' questo topolino 3364. Eccolo qua, ragazzi. Ecco qua, veramente molto bello. Guarda, io sono veramente come un bambino, sono contento di averlo preso. Non vedo l'ora di completarlo, ragazzi. Mi raccomando. Topolino che come sempre parte con Chiara Tira a Paperopoli, la settimana di Silvia Ziga, ecco qua. Poi come sempre abbiamo sicuramente, infatti ecco, l'editoriale di Alex Bertani, come sempre. Poi ovviamente abbiamo diciamo l'indice e vediamo un po' che storie ci sono. Qui abbiamo la prima storia, ecco la prima storia, avevamo visto già il prologo di questa storia, questo è il primo episodio. Zio Paperone e il giro da capogiro, soggetto e sceneggiatura di Bruno Enna, disegni di Marco Mazzarello. Ecco, quindi ovviamente dovrò ancora leggerlo, però vi avevo già spiegato nel prologo di che cosa si trattava, cioè i nostri papi non hanno lasciato l'Italia ma sono rimasti con la scusa che zio Paperone vuol formare un team per partecipare al Giro d'Italia. Ecco, questo è diciamo il sunto in pochissime parole di questa serie Zio Paperone e il Giro da capogiro. Vi ho mostrato ovviamente la prima tavola, come sempre faccio. Non so, ecco qui, vedete, qui vi posso mostrare anche questo, interessante. Qui siamo a Milano, ecco, potete vedere qui la galleria. Lì è tanto che non va, ma saranno da quando è iniziato il lockdown che non ci ho messo più piede, mi manca tanto. Sì, vado a Milano per lavoro, ma certamente non vado in giro, vado solo, mi limito solo ad andare in ufficio. E qui poi abbiamo, dopo la prima storia, una rubrica dedicata alla musica con un'intervista, credo, a Gaia Gozzi, che a quanto pare è la vincitrice dell'ultima edizione di Amici. Eccola qua. Io non seguo Amici da tanti anni, quindi non saprei dirvi. Poi inizia un'altra storia, ecco, un'altra storia dedicata a questo personaggio che io non conoscevo, ho scoperto da poco. Cioè Newton Pitagorico, cioè il nipote credo di Archimede, è il problema delle fette imburrate. Il problema delle fette imburrate, soggetto e sceneggiatura di Marco Nucci, disegni di Stefano Intini. Ecco qua la prima tavola di questa storia, immagino divertente come tutte quelle contenute all'interno dell'albo di Topolino, solitamente sono sempre tutte molto divertenti. Poi cosa abbiamo qui? Vabbè, un'intervista a Luca Perri, Pane, Gatti e Wiki Perri, che è un astrofisico, divulgatore e grande esperto di studi, tra virgolette, ignobili. Ecco qua. Vedete la prima pagina di questa rubrica, che ovviamente devo ancora leggere. Poi c'è l'agenda settimanale. Eccola qua, con gli appuntamenti della settimana. Ormai si limitano più che altro a uscite di libri, di DVD e di qualcos'altro, perché diciamo di eventi non ce ne sono. Qui continua la rubrica calcistica sulla tattica, che insomma continua a perseguitarci da diverse settimane. Io non amo tanto diciamo il calcio. Poi abbiamo, ecco, la terza puntata delle giovani marmotte in Operazione Alaska. Questa è una storia che a me è molto piaciuta, ho già letto le prime due parti e mi sta piacendo veramente tanto, divertentissimo. Soggetto e sceneggiatura di Federico Rossi Edrighi, disegni di Francesco D'Ippolito. Ecco qui la prima tavola di questo terzo episodio di Operazione Alaska, che vede all'opera le giovani marmotte, le GM.
è molto divertente. Il numero scorso vi ho fatto vedere un po' anche la rubrica in cui si parlava un po' dell'Alaska. Io ve la consiglio di leggerla se non l'avete fatto. Poi abbiamo una classica storia riempitiva, soggetto e sceneggiatura di Gabriele Panini, disegni di Maurizio Amendola, Pippo, Blog and Tales, divergenza di opinioni. Ecco qui, vedete, vi mostro le tavole iniziali, ecco. Una storia che credo, dicevo, riempitiva molto breve, sono le solite classiche sei tavole. Poi abbiamo I corti di Paperino, Pane e marmellata, soggetto e sceneggiatura di Vito Stabile, disegni di Libero Ermetti. Ecco qua, quando c'è Paperino di mezzo, le risate sono sempre comunque assicurate. I corti di Paperino, che comunque è più lunga di quella di Pippo, di sole sei tavole, e qualche tavola in più. E credo poi l'ultima storia, di soggetto e sceneggiatura di Sisto Nigro, disegni di Marco Mazzarello, Topolino e il club di mezzanotte. Ecco qua. Vedete qui, questa è la prima tavola. E questa è la storia finale di quest'albo. Per finire, posso dirvi che la copertina di questa settimana è di Andrea Freccero con i colori di Andrea Cagol. Ecco, ve la mostro ancora questa bella cover dedicata all'operazione Alaska delle GM. Ecco qua, molto bella. Andrea Freccero è molto bravo. Dopodiché non posso che salutarvi mostrandovi l'anteprima della copertina del prossimo numero, il 6600, scusate, il 3365, in cui troveremo anche la seconda parte, ribadisco, del diorama delle giovani marmotte. E vedete questa bellissima cover che vede all'opera Topolino in giro per il mondo. Ecco qua. Poi essere proprio, diciamo, a posto, vi faccio vedere l'ultima tavola con la storiella finale in un'unica tavola, ma niente di particolare. Detto questo, care amiche e cari amici, non posso fare altro che salutarvi con un grosso abbraccio dal profondo del mio cuore, augurandovi nel contempo un buon proseguimento di mercoledì. È mercoledì 13 maggio 2020, e dando appuntamento, come sempre, a voi piacendo, per il mio prossimo video. E come sempre, alla prossima!